Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. È tempo di unboxing perché Natale si avvicina, molte aziende mi stanno mandando molti prodotti da farvi vedere e recensire. Oggi è la volta di 5 componenti tutti sotto i 6 euro, infatti l'oggetto che costa più di tutti costa 5,46 euro. Per questo video devo ringraziare gearbest.com che mi ha rifornito di un sacco di accessori a basso costo ma utilissimi per le nostre attività in bicicletta. Quindi bando alle ciance, andiamo subito a vedere e a scartare questo super pacchetto. Andiamo! Eccomi qua, mi sono trasferito sulla mia scrivania perché adesso andiamo insieme a vedere questo unboxing e soprattutto cosa contiene questo pacchetto, eccolo qua, completo di tutti una serie di accessori dedicati solo e soltanto al ciclismo. Vedere uno per uno i singoli componenti di questo unboxing. Abbiamo questo faro posteriore LED, è sicuramente l'accessorio low cost che mi ha colpito più di tutti. Lo andiamo a scartare insieme, eccolo qua, guardate quanto è essenziale nella sua forma. Questa è una barra di LED, qua sopra abbiamo il tasto per l'accensione, questo è il suo packaging. Comprensivo di cavetto per la ricarica USB e abbiamo poi ovviamente anche, aspettate un attimo che lo scarto senza romperlo, eccole qua, questo lo possiamo o indossare qua sopra con questa clip mettendolo magari anche sulla schiena o sulla manica mentre andiamo in bicicletta, ma poi abbiamo anche quest'ottimo clip, quest'ottimo o-ring che serve per avvolgerlo intorno alla canna della nostra bicicletta. Questo oggetto costa 5,46 euro ed è veramente fantastico, devo dire, perché per così poco non si riesce ad avere una potenza di luce forte come questa. Questo ovviamente è anche impermeabile e insomma lo suggerisco a tutti coloro che hanno bisogno di un faretto LED posteriore di luce rossa. Un altro acquisto che non dovrebbe mai mancare nella vostra dotazione qualvolta uscite in bicicletta è questa chiave esagonale a Y dotata di ben 3 innesti a brucola 6, 5 e 4. Ce ne sono di molti tipi sul mercato, questa costa 2 euro, non costa veramente niente, ha la parte dell'impugnatura in gomma e le rimanenti estremità, da 4, 5 e 6 sono tutte in acciaio. Questa la mettete nel taschino posteriore, nella vostra falsa borraccia e sicuramente vi può cavare l'impaccio da un sacco di situazioni poco piacevoli. Ok. Visto che stiamo per andare nella stagione invernale, mi sono fatto mandare anche un paio di guanti della mia taglia, ovviamente. Questi costano 5 euro, centesimo più, centesimo meno. Sono dei guanti invernali per andare in bicicletta con la parte palmare ad alta aderenza. Il rivestimento è in pile, un pile per la verità molto molto sottile, e la parte retrostante è a chiusura con una zip. La vestibilità di questi guanti è veramente molto buona, la cerniera facilita nettamente le operazioni di chiusura e apertura del guanto, la parte palmare è davvero, sentite quanto è grippata per una massima aderenza sul manubrio, sono abbastanza flessibili e sono anche touch perché pollice e indice sono dotati
di quella, di quel tessuto che permette l'utilizzo anche sui telefonini. Quindi davvero molto buoni a un prezzo ridicolo, 5 euro. Altro accessorio veramente fondamentale per uscire in bicicletta, per tutti coloro che non vogliono spendere una fortuna, è questa pompa a 2,46 euro. Questa la si mette sul tubo obliquo della vostra bicicletta, o se volete ve la potete portare dietro le vostre tasche della vostra giacca invernale o estiva, e con questa sicuramente andrete più lontano e anche più sicuro, dato che avete comunque un mezzo che vi permette di pompare quando volete, in caso di foratura, la vostra ruota, il vostro pneumatico. 2,46 euro, veramente, per chi vuole spendere poco, questo accessorio è fondamentale. Sempre a 2 euro abbiamo anche questa ottima bandana, che può essere utilizzata sia come bandana da mettersi in testa, eccola qua, o come, questa per la verità è molto estiva, non copre dal freddo, questo devo essere sincero, costa 2 euro, ma la si può indossare anche in questo modo come paracollo quando c'è la mezza stagione. In questo modo aumenta la superficie che sta intorno al collo e un pochino di calore si sente. Non è windstop, però comunque è decisamente buona. Bene ragazzi, con questi articoli ho voluto farvi notare una volta di più, se ce ne fosse bisogno, che si può andare in bicicletta spendendo veramente pochissimo. Sto parlando infatti di accessori il cui valore massimo è di 5 euro, in particolare questo, e dove l'ho messo, e questo, sono i due accessori che costano di più, cioè il guanto e il faretto LED posteriore costano 5 euro. Tutti gli altri accessori sono tutti accessori che trovate a 2 euro. Sono indispensabili? Beh, sicuramente sì, per la vostra sicurezza e per far fronte, ad esempio, come quando si parla di basse temperature, per poter pedalare senza che le mani perdano sensibilità, e mi sto riferendo ai guanti. Beh ragazzi, a questo punto la scelta è solo vostra, sarà infatti a voi decidere se conviene spendere centinaia di euro in accessori molto tecnologici e molto costosi, oppure spendere pochi euro in accessori low cost, ma che comunque hanno un loro perché e una loro funzionalità. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, magari, visto che siamo sempre in ambito natalizio, in tema natalizio, con un altro unboxing. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao! We'll be right back.